in un momento in cui bisogna davvero lavorare e faticare per difendere il territorio e tutti sappiamo quello che abbiamo dovuto vivere e che ancora saremo costretti a vivere in questa estate, c'è bisogno di uomini in divisa nelle campagne per tutelare i nostri beni e per fare rispettare le leggi. Sono davvero contento, ringrazio l'assessore Cordaro per aver seguito col direttore Salerno questa procedura alla quale ho fortemente creduto e spero davvero che il prossimo anno potremo avere finalmente le nuove leve, quelle che entreranno, giovani, diplomati, laureati, attraverso un pubblico concorso. Una giornata importante per la regione siciliana, l'immissione in servizio di 56 nuovi agenti del Corpo Forestale. Un momento di sintesi, la politica del fare in attesa di celebrare i nuovi concorsi, linfa nuova per un Corpo Forestale che ha un'origine storica ma che deve guardare al futuro con assoluta consapevolezza del ruolo. Uomini e donne che con passione e credibilità daranno una mano importante per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica in Sicilia.